forte sentore che i molisani aspettano tanto, ecco, aspettano dalla tua giunta, dal tuo operato, ecco, delle soluzioni importanti, e stai ben certo che qualsiasi cosa sarà fatta a tutela della salute dei cittadini, spingerà gli ordini professionali a stare al tuo fianco. Grazie. Mi ripeto, ennesimo ringraziamento per l'ordine, ma ritengo che avere occasioni di confronto di questo tipo sia auspicabile per affrontare tutte le difficoltà di una regione che intende ritornare alla normalità che significa fare cose normali in un ambiente normale, con una società normale, con procedure normali, quindi niente di straordinario, niente di eccezionale. Devo dire che è straordinario il sondaggio. Evidentemente i molisani hanno dimostrato di essere molto più attenti di quanto qualche solore poteva immaginare, sono molto più padroni della materia, hanno le idee chiare e sanno perfettamente che cosa significa parlare di qualità e non riempirsi la bocca soltanto per difendere autoreferenzialità, come purtroppo troppo spesso accade. Professor Gasbarro era seduto lì, non lo vedo. Io condivido le sue osservazioni, in particolar modo sul titolo quinto. Nel corso della direzione del Partito Democratico, il Presidente del Consiglio Letta e il Segretario del Partito Democratico ci hanno preannunciato la rivisitazione del titolo quinto. Ben venga, così una volta per tutte facciamo chiarezza. Gli schiaffi, come diceva il dottor Percomo, non li prendiamo più esclusivamente sul territorio, però inevitabilmente, non essendo capace, dottor Di Marzio, di offrire una qualità per la quale i cittadini ci hanno chiamato a governare, noi per dare degli indirizzi e a voi per dimostrare che le strutture funzionano e rispondono a quella qualità, sono convinto che poi dovremo subire dei tagli più che orizzontali, perché non avremo la capacità né di pianificare né di programmare, figuriamoci di attuare. Professor Cuccia, la politica del fare e la politica del dire. Dobbiamo capirci se dobbiamo prima fare e poi pensare, ragionare e dire, oppure se vogliamo prima pensare, ragionare, dire e poi fare. Evidentemente non credo che con un anno di tempo si possa pensare di fare senza aver avuto contezza e cognizione dello sfacelo che in questa regione esiste in sanità, dello sfacelo addebitabile non solo alla politica, perché la politica sicuramente ha la responsabilità di non aver programmato, però la politica, dopo la politica c'era chi doveva attuare, poteva tranquillamente mettersi di traverso rispetto a una programmazione che nulla aveva a che fare con il territorio, e non mi pare di aver ascoltato nel corso degli anni, tranne una voce di protesta da parte di alcuni comitati, insomma una presa di posizione netta e contraria a un indirizzo. Non parliamo delle gestioni commissariali, non parliamo del tavolo tecnico, abbiamo comunque una regione che è cosciente di quello che le è stato tolto da una disattenta gestione commissariale dal 2007 in poi. Non è il tavolo massiccio, il tavolo bevere, il tavolo dei portatori della verità, ma sono dei burocrati che da un punto di vista economico soprattutto impongono l'equilibrio dei conti. Equilibrio, dottor Di Marzio, che ci vuole, perché le risorse sono quelle e i servizi si offrono con le risorse. Quindi o abbiamo una volta per tutte la determinazione di fare delle scelte, sicuramente alcune impopolari, anche se devo dire soltanto forse per il 6%, perché il 94% dei molisani si è espresso a favore di una struttura di qualità e di riferimento che sia oltre i 50 chilometri. Che cosa significa equilibrio pubblico-privato? Io ho avuto modo di leggere alcune delle domande, molte tecniche specifiche. Vi dichiaro la mia inadeguatezza a dare risposte puntuali, però penso di potermi impegnare con voi per definire il programma che questa regione intende dare all'offerta sanitaria. Programma che però deve fare i conti con una serie di situazioni che onestamente per singola unità operativa andrebbe affrontata. Come mai alcune situazioni non critiche, ma molto di più, ancora oggi vengono tenute in piedi senza nessun intervento nei confronti di chi queste criticità non solo ha permesso, ma continua a mantenere. Che cosa significa il rapporto
con l'università. Che cosa significa? Più che il rapporto con l'università, il rapporto con la facoltà di medicina. Straordinario, sottoscrivo in pieno, e devo dire che siamo già al lavoro per definire un protocollo che faccia in modo che quelle tre eccellenze offerte dalla facoltà di medicina in termini di assistenza, didattica e ricerca possano essere elemento di ricchezza all'interno della struttura pubblica. Quindi non più 2/3, considerando poi un veloce ragionamento che faremo, non parlerò più di integrazione, perché purtroppo l'interpretazione etimologica del termine ha creato più problemi che non capacità nostra di comunicare la qualità della proposta. Quindi un'università che viene dentro la struttura sanitaria, un'università che porta valore aggiunto all'offerta sanitaria, una università che non crea problemi di concorrenza tra un'offerta e un'altra, e che addirittura non diventi elemento in grado di sviluppare mobilità passiva. Purtroppo il docente che non ha posti letto inevitabilmente si vede costretto a operare il suo paziente in clinica della sua città di provenienza, sia Roma o ne sia un'altra, per cui paradossalmente alla fine anche questo riferimento diventa negativo in termini di mobilità passiva. Mobilità passiva, altro tema, lo dobbiamo affrontare, lo dobbiamo affrontare con serenità. Non è possibile che continuiamo a spendere 90 milioni di euro per la mobilità passiva, perché i molisani, evidentemente quelli di quelle percentuali importanti che abbiamo visto nel sondaggio, continuano a rivolgersi in strutture fuori regione, e per quei 90 milioni circa il 75% è richiesta di cura e assistenza per offerta presente in questa regione. Questo è un altro mea culpa che ci dobbiamo fare, dobbiamo rispondere con fatti concreti, dimostrando che quella purtroppo emorragia di mobilità passiva tende a esaurirsi, perché è la qualità che mettiamo in campo che effettivamente inverte la tendenza. Su questi obiettivi riragioniamo. Assolutamente non ci interessa misurare la qualità della sanità con i posti letto, soprattutto se poi andiamo a verificare qual è il livello percentuale di copertura di quei posti letto. Soddisferemo la richiesta così facendo di sanità con il 50% dei posti letto, facendo l'esempio dei 4 coperti, dei 4 tavoli e della possibilità di ampliare quando non c'è vendita di quei coperti sui 10 tavoli con l'ampliamento da prevedere. Anche su questo dobbiamo essere reali, puntuali e concreti. E allora non ragioniamo in termini di qualità, ma cominciamo a ragionare in termini di deospedalizzazione sul territorio. Io non sono in grado di capire qual è lo strumento migliore per garantire la territorialità, o meglio, un'attenzione diversa alla territorialità rispetto all'ospedalizzazione, ma sono convinto che insieme troveremo la soluzione più chiara e più precisa. Nelle slide è inutile che le proiettiamo, se no rischiamo di allungare troppo il brodo, però abbiamo la possibilità di verificare come sul territorio il piano prevede una presenza rigorosa nell'interesse della qualità del servizio da erogare. Questo significa dare possibilità a tutti i cittadini di fare riferimento al punto di emergenza, al punto che garantisce la salvezza del paziente. Andare poi in ospedale, ripeto, occorre andare in un ospedale sicuro, nella sicurezza non solo del paziente, ma soprattutto del professionista, soprattutto del medico. Operare senza cardiologo o operare senza l'anestesista o operare in certe situazioni di assoluto disagio significa mettere a repentaglio la vita del paziente, ma anche l'attività e la professione del medico, considerando quello che ci veniva detto, considerando le tante cause ai quali purtroppo i professionisti purtroppo sono soggetti. E allora un ospedale unico regionale, che è il Cardarelli che diventa unico ospedale regionale, con l'obiettivo di assorbire, così finiamo con la parola integrazione, la fondazione. Non so come questo sarà possibile, lo stiamo verificando. Purtroppo ci sono una serie di problemi oggettivi che riguardano in particolar modo lo status dei lavoratori più di ogni altra cosa. Non so se sarà possibile per una struttura pubblica assorbire parte del personale selezionato non certo con concorso pubblico. Questo è il vero tema al quale dobbiamo dare riscontro e risposta,
per garantire l'unica struttura regionale ospedaliera del capoluogo dell'ASREM. Così non facciamo più confusioni, chiariamo una volta per tutte questo aspetto. All'interno di quell'offerta sanitaria ragioniamo sul dimensionamento e non facciamo confusione, per cortesia, con il piano degli esuberi che l'ASREM ha approvato a fine dicembre. Quello è un piano degli esuberi conseguente all'attuazione del decreto legislativo 101, che serviva a giustificare esclusivamente il piano degli esuberi. Voltiamo pagina, non è l'ASREM che definisce il piano operativo, ma è la regione che definisce le linee programmatiche. L'ASREM interviene con l'atto aziendale a valle di un piano operativo che purtroppo, stante la situazione attuale, non può essere validato esclusivamente dalla regione, ma deve passare attraverso la validazione del tavolo tecnico. È chiaro che dal pensare si passa al fare. Quel piano operativo ha degli obiettivi chiari, di misure operative da mettere in campo, misure strategiche che hanno non solo l'obiettivo di ritarare la qualità negli ospedali, ma soprattutto sul territorio, e contestualmente di arrivare a un punto di pareggio. Perché non è vero, non so quello che accadrà chiaramente con la rivisitazione del titolo quinto, ma là dove dovesse essere ancora la regione responsabile in termini e in merito alla salute, è chiaro che il costo standard, diventato elemento e parametro di ripartizione delle risorse dal 1 novembre 2013, significa rivisitazione complessiva rispetto all'attribuzione delle risorse in funzione della spesa storica. Questo significa avere un dato che nulla ha a che vedere con il servizio sanitario, ma se un pasto in merito, un pasto costa 6 euro, non può costarne 30 come in alcune regioni o addirittura 60 come in altre. Forse ci converrebbe prendere i pazienti, portarli al ristorante e poi riportarli in ospedale. Questo per banalizzare che cosa significa l'attenzione e la sostenibilità, non in termini ragionieristici, ma in termini di razionalizzazione del servizio sanitario. Così la finiamo di fare citazioni che hanno anche un certo effetto mediatico, ma che nella sostanza purtroppo non sono compatibili con un sistema di riorganizzazione paese con il quale comunque evidentemente dobbiamo fare i conti. E allora, tre strutture per acuti: Campobasso, Isernia e Termoli. Quando parlo di Isernia, parlo di Isernia e parlo di Termoli in funzione della localizzazione per bacino di utenza, e rispetto a queste tre localizzazioni lavoriamo per qualificare l'offerta sanitaria da ottimizzare in queste tre strutture. Facciamolo insieme, c'è una proposta rispetto alla quale ragioniamo, discutiamo, bocciamola, arricchiamola, però ragioniamo con dati certi. Finiamola con la logica: vorrei capire cosa cambia nella proposta di un'unità operativa complessa e una semplice, quando noi dobbiamo garantire la qualità del servizio, soprattutto un servizio che garantisca, per quanto riguarda la diagnostica, l'H24. Che cosa significa la possibilità di fare una diagnostica di urgenza per evitare un ricovero che comunque ci porta un costo aggiuntivo di 2-3 giorni per un esame che invece potremmo fare in emergenza. Su questi temi dobbiamo avere la serenità di un confronto costruttivo. E allora tre ospedali per acuti: Campobasso, Termoli e Isernia. Lavoriamo sui posti letto da attribuire a queste strutture, ma in funzione della domanda. Non abbiamo un osservatorio epidemiologico, mi auguro che nel 2014 possa partire definitivamente l'osservatorio epidemiologico regionale. Abbiamo però un osservatorio epidemiologico costruito empiricamente con i dati 2011-2012 validati dal Ministero, in base ai quali siamo arrivati a costruire più o meno un'offerta tarata in funzione delle esigenze dimostrate in questi due anni, 2011-2012. Su questi dati integriamoli, miglioriamo, ma non ragioniamo con la logica del professionista facente funzione oggi responsabile di quella unità operativa, perché questo modo di ragionare non ci porta da nessuna parte. Superiamola questa autoreferenzialità e capiamo e dimensioniamo l'offerta per singola unità, per singola struttura. Il parametro dei tre posti letto per 1000 abitanti che abbiamo provato a dimensionare in funzione dei tre bacini di utenza di popolazione è una ipotesi,
però se questo non ci soddisfa, se questo non ci garantisce, se questo non è perfettamente in linea con le aspettative anche dei cittadini, ragioniamo con una diversa allocazione dei posti letto. Il nostro parametro è 3 posti letto per 1000 abitanti a valere sui 320.000 abitanti della regione Molise. Altro ragionamento per le post-acuzie, chiaramente riabilitazione: se non abbiamo un piano regionale di riabilitazione sarà difficile oggi pensare come allocare i posti per le post-acuzie. Questo nel 2014 lo faremo, però certo il parametro dello 0,7 per 1000 abitanti è un parametro di legge che rispetteremo. Riequilibrio pubblico-privato: la ridefinizione dell'offerta della sanità pubblica sul Campobasso con l'assorbimento della Fondazione Giovanni Paolo II da subito riallinea l'offerta dei posti, misurandola ancora una volta esclusivamente come posti letto, tra pubblico e privato nel 79,8% di offerta pubblica e nel 20,2% di offerta privata convenzionata. Sulla base di questa ripartizione ragioniamo, capiamo che cosa significa l'attribuzione del posto letto alla struttura privata convenzionata, che costo quell'attribuzione ha per la sanità pubblica e che costo invece avrebbe per garantire quella stessa specializzazione, indirizzo o altro per la sanità a valenza esclusivamente pubblica. Perché se non abbiamo la capacità di entrare su questa ripartizione specifica, continueremo a dire, come su qualche messaggio ho letto, la cricca o la crocca, che non è assolutamente il modo di ragionare o di impostare qualsiasi tipo di programmazione sanitaria che caratterizza questo governo e questa maggioranza in regione. Non ci sono condizionamenti, c'è soltanto il tentativo di rispondere a una domanda di salute compatibilmente con le risorse disponibili. La mobilità attiva è un altro tema, perché se da una parte abbiamo mobilità passiva per 90 milioni, dall'altra, ringraziando il Dio, abbiamo mobilità attiva per 40 milioni di euro, per portare il saldo a meno 50, 48, 47, ora chiaramente è un dato variabile negli anni. Entriamo nel merito e cogliamoci come mai gran parte di questa mobilità attiva viene sviluppata da alcune strutture, da come mai quelle strutture, come poter portare a regime questo flusso di pazienti, così da definire accordi di confine. Oggi la Campania ha espresso un indirizzo rigorosissimo in merito alla mobilità passiva, in particolar modo nei confronti di 5 regioni, in particolar modo per 5 specialisti, in particolar modo nei confronti del Molise. Noi proviamo a rilanciare ragionando esattamente in termini opposti, cercando di costruire con le regioni di confine l'attrazione su funzione della qualità che le nostre strutture sono in grado di offrire. Questo è in parole semplicissime il tentativo che insieme dobbiamo provare a mettere in campo. Questo significa un coinvolgimento radicale dei medici di base, questo significa un'intra moenia gestita direttamente nelle strutture chiaramente pubbliche, con la gestione anche amministrativa del pubblico. È inaudito che il professionista a fine mese si sia dimenticato di emettere fattura per poi essere addirittura sottoposto a procedimento disciplinare, quando invece centralizziamo anche la gestione amministrativa con una semplicità assoluta. Chiudo chiaramente con una verifica della qualità che si fa esclusivamente attraverso una conoscenza analitica e di dettaglio dei dati. Senza sistema informativo non abbiamo dove andare. Senza un sistema che sia in grado di creare, ma mettere in rete le strutture con una conoscenza diretta, che nel momento in cui qualunque cosa, in qualsiasi punto accada, c'è già quel dato in rete a conoscenza di tutte le altre strutture, per creare un'efficienza diffusa e distribuita, ecco che abbiamo la possibilità in maniera rapida e immediata di conoscere tutto ciò che accade. Uno dei primi dati che siamo riusciti ad ottenere è stato il finanziamento per il sistema informativo sanitario regionale. Si tratta adesso chiaramente di redigere il progetto per mettere a bando questo sistema informativo. Ma questo significa per il sistema informativo e questo significa per la ricerca. Quanti progetti, ahimè, forse sono stati in maniera disattenta utilizzati più che altro per coinvolgere N professionalità sul progetto, senza invece tenere
a contenere nel dovuto conto l'obiettivo, che quale innalzamento di qualità quei progetti avrebbero invece garantito all'offerta sanitaria. Su queste basi e con uno straordinario coinvolgimento di tutti, soprattutto chiaramente degli attori principali che siete voi, e con l'aiuto degli ordini ma anche delle associazioni tra i vari protagonisti, io sono convinto che saremo nelle condizioni di puntualizzare l'offerta. La sostenibilità finanziaria, ripeto, non è un vincolo ragionieristico, ma è un obiettivo che dobbiamo rispettare, senza punto di equilibrio. Che esista o resista il titolo quinto, sta di fatto che siamo ad oggi esautorati nella definizione delle scelte. Quando il senatore Astore la scorsa settimana diceva che è inaudito pensare una misura strutturale e dover attendere il nulla osta da parte del tavolo tecnico per poterla applicare, significa che qualsiasi intuizione, qualsiasi scelta, qualsiasi ipotesi, la più straordinaria possibile, rischia di perdere la sua qualità nel momento in cui gli inevitabili ritardi nell'espressione del tavolo tecnico purtroppo si ripercuotono negativamente sulla ricaduta positiva delle stesse misure strutturali. Su queste basi, con, ripeto, la straordinaria maturità dimostrata in particolar modo nel sondaggio, io sono convinto che, al di là di qualche schiaffetto, non più schiaffone come pensavo prima di questa mattina, insieme definiremo entro il 2015 non solo una sanità di qualità, ma soprattutto una sanità di qualità razionalizzata, sostenibile e in equilibrio su tutto il territorio. Spero di averla fatta brevissima. Vi prego di non farmi domande specifiche, perché vi dichiaro chiaramente la mia incompetenza. Proviamo invece a capire se siamo in linea con questa ipotesi di riorganizzazione. Cerchiamo di riempire di contenuti l'offerta sanitaria immaginata, però vi prego, non banalizziamo ancora una volta, come troppo spesso in questi giorni, anche da alcuni rappresentanti sindacali, chiaramente ne guardo uno a caso a metà della sala, che hanno lamentato una disattenzione rispetto alla riorganizzazione sanitaria esclusivamente in funzione di un disequilibrio tra offerta pubblica e offerta privata. Finiamola con gli slogan, interveniamo puntualmente su elementi correttivi da portare al documento. Abbiamo le idee chiare insieme, dobbiamo avere insieme altrettanta determinazione perché in tempi rapidi si possa trasformare il piano operativo in misure strutturali, così da dimostrare non solo al tavolo tecnico, ma al Veneto, che più di ogni altro tra le quattro regioni benchmark oggi presa a riferimento dal Ministero della Salute, anche in Molise, con le idee chiare finalizzate esclusivamente all'espressione di un servizio di qualità, si possa diventare esempio di buona pratica e non sempre l'ultima Cenerentola con la quale, con un semplice colpo di penna o addirittura di gomma, si possono cancellare risorse e servizi nell'interesse dei cittadini.